La politica la controlliamo noi. C'è chi cade e c'è chi prende il suo posto. Abbiamo un personaggio che nella prima stagione ha cambiato scarpe letteralmente, e ce n'è un altro che invece non riesce a dormire assolutamente. Quindi mi chiedevo, in questa seconda stagione, il personaggio che ha cambiato le scarpe le cambierà ancora e finalmente Samurai riuscirà a dormire, o rimaniamo così? No, il personaggio che ha cambiato le scarpe si troverà molto comodo nelle nuove scarpe, ma forse sempre più comodo, insomma, quindi proprio ecco, la risposta è così secca, senza che mi dilungo, poi così ci fai altre domande. Dormire non è previsto, diciamo, dalla missione di Samurai. E quando avete letto la sceneggiatura di questa seconda stagione, qual è stato il vostro approccio? Vi siete mostrati sorpresi di quanto comunque una serie che aveva già accennato al tema nella prima stagione, alla fine della prima stagione, si ritrovi poi così attuale adesso? Se ci pensi, anche su Burra Film uscì in un momento incredibile, fu pazzesco, no? Cioè le dimissioni, cioè, sembrava fatto apposta, no? Il tempismo fu... c'è qualcosa in Suburra, no, che sembra prevedere, insomma, sì. Comunque qualcuno ha detto la fortuna di... però no, non c'era una sorpresa, nel senso che quello che respiriamo, la situazione di oggi è su questa roba qui, quindi forse non è nemmeno difficile per scrittori bravi, sceneggiatori bravi, appunto, poter andare un po' oltre e poi prenderci veramente, quindi non è che tutto sommato quello che è successo fosse così imprevedibile, questo voglio dire. Sì, quello che sorprende è la consistenza di questa corruzione, di questa gestione del potere, diciamo così, al negativo, che resiste ai tempi, che è sempre lì presente, è sempre così consistente. Quello a me mi impressiona, cioè a me impressiona leggere i giornali, non la sceneggiatura va bene. Mi sorprende, perché insomma poi vedrete, devo dire che lascia un po' il fiato senza fiato, ma anche leggere i giornali, devo dire che insomma, bella prova. Hanno parlato gli sceneggiatori di uno scoppiare, che ci saranno dei personaggi che scoppieranno. Quanto scoppieranno i vostri personaggi anche nell'interazione che hanno tra di loro? Scoppieranno, insomma, parlo per il mio, e diciamo, insomma, succedono tante cose e l'evoluzione, insomma, sembra quasi non fermarsi a un certo punto, e l'interazione, come dici te, insomma, Cinaglia forse è il prodotto anche di questa frequentazione con questo signore qua, insomma, con Samurai, per cui se nella prima stagione tu lo vedi che gli sfugge, no? Quando lo incontra per la prima volta al Campidoglio, abbassa la testa e impaurito tira dritto, no? dal diavolo tentatore, non solo ne scende a patti, a un certo punto ci contratta e quasi si stabilisce una situazione di no? Con questo 9% che in fondo a Cinaglia, che deve decidere a chi darlo, e questo gruzzoletto di voti con cui può decidere in piccolo, ma nemmeno troppo in piccolo, questo potere a come muoverlo, no? Più che scoppiare lui, scoppiano le cose attorno a lui, e quindi è tutto molto, come dire, sempre inafferrabile, ineffabile. E non dorme. Certamente non dorme. Ma perché dormire? No, il motorino più veloce di Roma, tra l'altro, che è a Ostia e al centro. Sarà un pilota coi fiocchi. Grazie mille. Grazie a te. Ci siamo messi contro gente potente.